Siamo a Castellamonte in occasione dell'inaugurazione della 63esima mostra della ceramica. Si rinnova con successo anche quest'anno la collaborazione tra CNA Piemonte e l'amministrazione comunale e l'organizzazione dell'importante kermesse. Come è nata e come continua questa felice partnership? Lo chiediamo a Ziano di CNA Piemonte. Sì, questa partnership è praticamente iniziata quasi all'inizio di questa edizione della mostra della ceramica, perché la ceramica coniuga bene l'artigianato e l'aspetto artistico. Quindi un buon artista deve prima saper fare bene il proprio mestiere. Ecco che quindi l'artigianato della ceramica è stato valorizzato sempre di più negli anni da CNA. In più abbiamo da qualche anno, dal 2019, quando è scomparsa Silvana Neri, che era una storica figura dirigente di CNA, istituito un premio per le giovani promesse. Quest'anno sono molto contenti perché il premio è andato a un giovane di Castellamonte, figlio d'arte, anche lui di una ceramista di Castellamonte, e quindi si rinnova sempre questo aspetto tra appunto l'artigianato, quindi il saper fare, e la scintilla artistica che in molti ceramisti esce fuori man mano che hanno l'aspetto del mestiere diventa completo, e quindi cercano di superarlo aggiungendo qualche cosa di artistico. Sono successe anche molte cose interessanti quest'anno, come ad esempio il tema della transumanza, che vede questo legame tra la tradizione che esiste un po' in tutta Italia e quindi il linguaggio della ceramica, che è riuscito a travalicare un pochettino i confini territoriali e regionali. Quindi noi siamo molto contenti, cerchiamo appunto di valorizzare anche attraverso il gioiello ceramico che il CNA ha proprio istituito qualche anno fa, questa mostra che sta avendo sempre più successo, e molti iscritti nella CNA si stanno trasformando anche in gioiellieri ceramici. Quindi l'invito è assolutamente di venire a visitarla anche di sera qui nella Rotonda Antonelliana. Il paesaggio è molto suggestivo e quindi buona mostra. È una enorme emozione essere qui insieme a tanti amministratori locali, metropolitani, regionali con cui la CNA lavora attivamente sul territorio. Siamo l'associazione dell'artigianato a piccola impresa, parliamo di terra, ma la terra non è soltanto l'argilla, che è una forse delle espressioni più nobili dell'artigianato artistico italiano e torinese. La terra è anche quel luogo dove lavorano e operano gli artigiani, che hanno forti radici sui territori. Non a caso noi siamo presenti sul territorio canavesano con due uffici, a Ivrea e a Cournier. Nicola Ziano ne è il presidente territoriale. Non a caso sosteniamo questa manifestazione praticamente dalle primissime edizioni. Grazie Vertero per aver dedicato questa edizione alla Cina, 700 anni dal viaggio di Marco Polo, una cosa molto importante. Ming, con cui CNA ha sviluppato tantissime iniziative, e spero che ritrovarci qui sia l'occasione per farne tante altre. Presenti a sostenere la mostra della ceramica e da 4 anni con un premio dedicato alle nuove generazioni, il premio CNA Silvana Neri, una donna straordinaria, una donna che ha scelto Castellamonte, Roberto Perino per cortesia qui accanto a me, Sara Gris se c'è, Luca Gris, una donna straordinaria che è stata insieme a Roberto uno dei grandi motori artistici e culturali, oltre che economici, di questa città. E la CNA desidera continuare a ricordare il suo nome e l'impegno con un premio dedicato ai giovani, e che quest'anno, alla sua quarta edizione, Silvana è scomparsa nel 2019, ed è stata sempre un motore anche di tante iniziative. La stessa mostra del gioiello ceramico, che noi quest'anno celebriamo per il 13° anno consecutivo, è nata anche da una chiacchiera fatta una sera proprio qui a Castellamonte. Forse eravamo a Filia o forse eravamo in un'altra
società operaia, celebrare il materiale ceramico e avvicinarlo alle nuove generazioni. Era già un obiettivo 13 anni fa. Quest'anno per la prima volta da 4 anni riusciamo anche a darlo a un ragazzo di Castellamonte, un figlio d'arte, nel senso più bello e puro della parola, perché essere figli d'arte è anche difficile, bisogna dimostrare cose. E lui è bravo, io tra l'altro ho avuto anche la fortuna di conoscerlo da ragazzo in tante fiere con Elisa, che abbiamo fatto nel corso degli anni. E questo ragazzo si chiama Andrea Filippi, quindi lo chiamiamo, presumo sia qua, eccolo lì. Bravo, perché hai realizzato un lavoro non solo fatto a regola d'arte, ma anche che era molto a tema con la Cina, con Marco Polo, perché hai realizzato un dragone un po' fantasy, veramente di particolare bellezza e complessità realizzativa, e devo dire che tutta la giuria, di cui insomma sono stato anche parte, si è espressa positivamente nei tuoi confronti. Prima di consegnare il premio io ho piacere di far dire due parole a Nicola e a Roberto. Brevissimamente, anch'io sono molto contento sempre di presenziare all'inaugurazione della mostra, che sta diventando ogni anno un qualcosa di più. Ogni anno c'è qualche elemento nuovo, sia in Italia, quindi la valorizzazione dei giovani, che è molto molto importante. Ricordo anche con molto piacere qualche anno fa, quando avete iniziato la mostra all'Istituto Faccio, quindi riuscite a coniugare l'aspetto della crescita dei giovani con l'aspetto dell'internalizzazione, quindi il futuro e il presente. Quindi devo dire molte grazie e complimenti al sindaco, che ha saputo creare questa squadra fantastica. Bisognerebbe ormai studiarvi, perché oltre dall'assessore Bettas, Musso, insomma tutti i ragazzi giovani, tutti molto impegnati a valorizzare il territorio e soprattutto molto efficaci nel portare il territorio alla ribalta di tutta l'Italia e del mondo. Grazie. Grazie Presidente. Io sono molto contento, ringrazio CNA per questo ricordo di Silvana. Scusate, ancora così. Mi sarebbe molto soddisfatto di questo premio a un giovane castellamontese. Chiudo, grazie.